Per far arrivano gli aumenti, nel 2015 la regione Piemonte conta di incassare 73 milioni, aliquote invariate per i redditi inferiori a 28 mila euro, variazioni al rialzo per tutte le altre fasce di reddito, più 10% anche per il bollo auto per tutte le vetture superiore ai 100 kW di potenza. Rischiano di rimanere senza sede e con meno risorse le agenzie di promozione turistica Alessandrina e Astigiana. I dubbi dopo che un piano regionale dell'assessore Antonella Parigi prevede l'accorpamento di queste due zone a quelle di Langhero-Ero per creare una zona UNESCO. Nuove strade per gli imprenditori della Granda. Si guarda la Cina, paese in forte crescita economica. Il sindaco di Cuneo Federico Borgna ha incontrato una delegazione del governo di Pechino per parlare di scambi commerciali. Seconda fase per il progetto Potenzialità e Talento. Per dieci giovani alessandrini si aprono le porte del lavoro in altrettante aziende che hanno aderito al progetto promosso dalla Fondazione Pittatore. Ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con gli spazi informativi di Monitor. Apriamo il giornale come avete sentito anche dai titoli con gli aumenti regionali dell'IRPEF perché nel 2015 la regione Piemonte conta di incassare 73 milioni. Aliquote invariate per i redditi inferiori 28 mila euro, variazione a rialzo invece per tutte le altre fasce di reddito. Aumenta anche il bollo auto un 10% in più per tutte le autovetture superiori ai 100 kW di potenza. C'è già chi l'ha ribattezzata Chiampa Tax, una manovra che secondo i conti di Piazza Castello dovrebbe portare nelle casse regionali 73 milioni di euro. Gettito che la Regione Piemonte conta di incassare con le variazioni al rialzo dell'Irpef nel 2015. Per i piemontesi si tratta della seconda stangata, dopo analoghi aumenti decisi dalla passata giunta di Roberto Cota. Gli aumenti riguarderanno 3 dei 5 scaglioni di reddito. IRPEF invariata, cioè per i redditi sino a 15.000 euro annui e tra i 15 e i 28.000 euro. Qui le aliquote restano all'1,62 e al 2,13%. Note dolenti invece per chi ha redditi superiori. L'IRPEF passa infatti dal 2,31% al 2,75% per i redditi tra i 28.000 e i 55.000 euro. Dal 2,32% al 3,32% per chi ha un reddito compreso tra i 55.000 e i 75.000 euro, e infine sale al 3,33% per chi ha un reddito annuo superiore ai 75.000 euro. In pratica, per un reddito di 40.000 euro annui, nel 2015 si pagheranno 850 euro di IRPEF contro gli attuali 797. Chi guadagna 70.000 euro all'anno pagherà 1.760 euro e chi supera il tetto dei 100. 150.000 euro pagherà 1.068 euro in più rispetto al 2014. Una quota dell'extragettito, 6 milioni di euro, sarà destinata ad aumentare le detrazioni sul pagamento IRPEF per le famiglie numerose. Questo ovviamente dopo un accordo con l'Agenzia delle Entrate. Se non fosse possibile, ha detto il presidente della Regione Sergio Chiamparino, l'extragettito servirà per attenuare ulteriormente l'incidenza degli aumenti sulla terza fascia, la forbice è compresa cioè tra i 28.000 e i 55.000 euro di reddito annuo. Il rialzo delle aliquote IRPEF non è comunque l'unica novità negativa per le tasche dei contribuenti piemontesi. La Giunta ha deliberato anche il già anticipato rincaro del bollo auto. Qui però ad essere colpiti saranno solo i proprietari di autovetture superiori ai 100 kW, cioè 136 cavalli. L'aumento sarà del 10% e la Regione conta di recuperare in questo caso una ventina di milioni di euro. 9 milioni poi arriveranno dall'introduzione del bollino blu per gli impianti termici, altro balzello che andrà a incidere sui bilanci familiari. Ufficialmente dovrebbe servire per adeguare e per gestire il catasto degli impianti termici. Altro canone prossimo ad essere aumentato, quello dell'utilizzo delle acque a scopo energetico. Come ha detto l'assessore al bilancio Aldo Reschigna, interesserà i grandi produttori del comparto idroelettrico, ma nessuna rassicurazione sul fatto che le bollette per gli utenti rimangano invariate un centinaio in tutto i milioni di euro che la regione conta di incassare nel 2015, tesoretto che servirà a scongiurare il crack della finanza regionale e allo stesso tempo garantire i servizi, oltre a poter rinegoziare i mutui già accesi. Una vera e propria cura per quella che Sergio Chiamparino ha definito una pesante posta in gioco, cura che inizia dalla tassazione diretta. Il taglio dei costi della politica per ora è solo del 10%, la diminuzione cioè degli stipendi dei consiglieri regionali. Nelle intenzioni entro il 2017, i risparmi della macchina amministrativa dovrebbero attestarsi intorno ai 100 milioni, tra accorpamenti, centralizzazioni, dismissioni che interesseranno ASL, ARPA, partecipate e dipendenti. Continuiamo a parlare ancora di taglie, e di accorpamenti, spostiamoci però nell'Alessandrino perché rischiano di rimanere senza una sede, soprattutto con meno risorse, le agenzie di promozione turistica proprio della provincia di Alessandria e di Asti. I dubbi sono sorti dopo il, che il piano regionale dell'assessore alla cultura Antonella Parigi prevede l'accorpamento di queste due zone a quella di Langheroero per creare una nuova zona dedicata all'UNESCO però nove i comuni alessandrini compresi in questa nuova area turistica. Saranno più che dimezzate le agenzie di promozione turistiche piemontesi. Oggi sono nove dislocate una per provincia, con eccezione di Cuneo che ne ha due. Ma presto, nei piani dell'assessore regionale al turismo Antonella Parigi diventeranno quattro: Torino, Cuneo, Piemonte Nord e Area UNESCO. Che accorperà Langhero, Roero, Asti e Alessandria in un'unica agenzia con sede prevista ad Alba. Siamo preoccupati non tanto per la sede, ma per il fatto che, come tutti sanno, il territorio UNESCO comprende una piccola parte del territorio alessandrino. E non vorremmo che dal punto di vista delle risorse quant'altro fossero penalizzati tutta una serie di territori che sono dal Tortonese a tutta l'area del Gavi, l'area della Val Borbera, le Terme di Acqui e l'Ovalese. Quindi da questo punto di vista noi siamo un po' preoccupati, ma in un momento è tutto in cantiere, vedremo. Le nostre Atreatie ATL Asti, Alba e Alessandria collaborano insieme da diverso tempo perché il mercato turistico chiede questo, cioè un territorio univoco che si promuove sul mercato, sulla richiesta del in base alle richieste dei turisti. Questo l'avevamo capito circa dieci anni fa e insieme lavoriamo su diversi progetti, quelli dedicati al ciclismo, al turismo in famiglia, al turismo per i giovani e al turismo gastronomico anche nell'ambito per esempio delle visite alle cantine. Il riconoscimento del Monferrato come patrimonio dell'UNESCO sembra dare i primi frutti in termini di maggiore affluenza di turisti. Ma solo nove sono i comuni del territorio alessandrino compresi in questa zona turistica. Che noi abbiamo una piccola area che è riconosciuta come Colline dell'UNESCO, anche se abbiamo poi dei paesaggi straordinari in moltissime altre aree. Per cui eh, l'utilizzo del termine UNESCO ha una pila in termini di marketing, però nel nostro caso abbiamo un'area vasta di territorio da promuovere. Vogliamo ricordare quanti sono i comuni che fanno parte dell'area UNESCO e quanti ne sono fuori? Beh, in provincia di Alessandria ci sono. 190 comuni, 9 fanno parte dell'area UNESCO e quindi evidentemente il numero, il, i numeri parlano da soli. E questo riconoscimento dell'UNESCO appariva come un'occasione, eh, voi rilevate eh, un aumento delle richieste per i vostri? Eh, albergatori, ristoranti dopo questo riconoscimento dell'UNESCO? Sì, guardi, nel territorio che comprende pure, appunto i nove comuni relativi al territorio UNESCO effettivamente abbiamo un riscontro abbastanza positivo, anzi direi concreto, delle presenze di turisti. È indubbio che il, il termine UNESCO ha creato richiamo su tutte le nostre zone e quindi di questo siamo ben felici, ma dobbiamo far sì che il resto del territorio segua questo, questo modo di comunicare, ecco, questo è importante. Ci tengo anche a dire un'altra cosa, che comunque questo sistema turistico piemontese dal 2000 al 2013, in particolare nelle nostre aree, ha visto quadruplicare il numero di arrivi. Quindi questo sistema ha portato frutti al territorio se si pensa che il Paese Italia invece è in controtendenza e sono anni che il movimento turistico è in diminuzione. Quindi credo che questo vada valorizzato nel termine di lavoro del territorio. Precipitazioni in aumento nel corso delle prossime ore. Parliamo ancora del maltempo che sta interessando la nostra regione. Piogge anche di forte intensità, in particolare a ridosso dei settori alpini, tra le Alpi Graie e le Pontine, sulle pianure adiacenti di Verbano, Alto Vercellese, Biellese, e Alto Novarese. Lo segnala il centro funzionale dell'Arpa Piemonte, una situazione in evoluzione a seguito dell'arrivo nel bacino del Mediterraneo di una depressione dalla penisola Iberica che sta favorendo la risalita di aria umida verso la Liguria e il sud delle Alpi. Proprio a causa delle piogge a Verbania è esondato il Lago Maggiore. Le sue acque sono salite di 5,5 metri e hanno invaso la passeggiata di fronte al municipio. Al momento i disagi sono limitati ma nelle prossime ore il livello del lago potrebbe salire ancora. Stessa situazione a Domegna dove ad esondare è stato il lago Dorta. Allagata la zona dei parcheggi pubblici e la piazza davanti all'ospedale Madonna del Popolo. Resta critica la situazione in Vallestrona dove la provinciale è chiusa per il rischio di frane. Per evitare disagi e la circolazione, oggi e domani le scuole della valle sono state chiuse. Su rilievi Alpini sta nevicando al di sopra dei 2000 metri con accumuli medi di 10-20 cm nelle ultime 12 ore. La protezione civile regionale continua a monitorare dalla sala operativa l'evoluzione della situazione in atto. La provincia d'Alessandria risulta nuovamente la più colpita per locali dissesti. Una pausa temporanea nelle perturbazioni attesa solo per la giornata di giovedì. Intanto dalla Protezione Civile arriva l'invito a limitare gli spostamenti in occasione dei temporali ed evitare tutte le attività in prossimità dei corsi d'acqua. Gli aggiornamenti su arpa.piemonte.it e su regione.piemonte.it. Con la cronaca adesso da Torino. Ha preso a pugni il conducente di un autobus della linea 74, bloccando la corsa. Un italiano di 37 anni, con numerosi precedenti, è stato arrestato dalla polizia. L'aggressione, l'ennesima ad un operatore del gruppo torinese Trasporti, nel pomeriggio di lunedì in corso Orbassano. L'uomo ha colpito il conducente e poi si è anche accanito sul mezzo, prendendolo a calci e pugni. A bloccarlo sono stati gli agenti di una volante, intervenuti su richiesta della GTT truffe ai danni di istituti di credito e di tabaccherie. Restiamo ancora alla pagina della cronaca, spostiamoci però nell'astigiano perché i carabinieri hanno arrestato una donna di 34 anni pluripregiudicata sulla quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pavia. Francesca Casali, questo è il nome della donna, si faceva ricaricare su carte poste pay somme da 250 euro senza però mai pagare l'importo. Si scusava dicendo di aver dimenticato il portafoglio a casa e che sarebbe tornata per il pagamento. Senza però mai farlo. Una vera e propria attività, la sua è iniziata nel 2006. In otto anni la donna si è resa responsabile di truffe nel Novarese, nel Pavese e nell'Interland di Milano. Gli ultimi episodi erano stati segnalati proprio nel territorio astigiano. Ora dovrà scontare quattro anni e otto mesi di carcere. E anche in questo caso il consiglio e l'invito dei carabinieri è sempre quello di contattare il 112 in caso di dubbi su comportamenti sospetti, anche di clienti agli sportelli bancari o delle attività. Come

Fiat Chrysler proseguirà la sua collaborazione con il Politecnico di Torino per il corso di laurea in ingegneria dell'autoveicolo e per le attività di ricerca in settori di interesse comune. L'impegno di Fiat fino al 2018 è di 7,4 milioni di euro pari a 1,85 milioni di euro all'anno, comprensivi anche dei contributi finanziari di didattica e di servizi. L'accordo è stato firmato dal presidente di Fiat Chrysler John Elcane e dal direttore del Politecnico Marco Gilli. Se il mercato interno è saturo e il momento di stagnazione economica perdura, è necessario aprire nuove strade agli imprenditori della Granda. Andiamo dunque in provincia di Cuneo. Uno di questi mercati è sicuramente la Cina, paese in forte crescita economica. Il sindaco del capoluogo della Granda, Federico Borgna, ha incontrato una delegazione del governo di Pechino per parlare di scambi commerciali. Lunedì 10 novembre, negli uffici di rappresentanza del comune di Cuneo, si è svolto l'incontro tra il sindaco del capoluogo Federico Borgna ed il sindaco della città di Luoyang, Wang Yinglin, accompagnato da una delegazione del governo della provincia cinese di Henan. Luoyang è una città molto importante della Cina, vanta una storia millenaria ed è stata una delle famose sette capitali cinesi. Attualmente conta più di 6 milioni di abitanti. L'evento è stato organizzato per dare seguito all'accordo di collaborazione recentemente siglato tra Confindustria Cuneo, il Politecnico di Torino e il governo di Luoyang, al fine di facilitare i rapporti delle imprese della provincia di Cuneo con il mercato cinese e favorire l'accesso delle aziende italiane nella regione Denan. A tal proposito, a Luoyang, la scorsa settimana è stato inaugurato il Parco Scientifico e Tecnologico Cino-italiano, un imponente centro di ricerca sviluppato in sinergia da Politecnico di Torino, Università di Luoyang e Confindustria Cuneo. L'incontro si è svolto con la massima cordialità. Erano presenti Gianni Vercellotti e il vicepresidente di Confindustria, Giulio Paulino. Dopo il convenevole diritto, il sindaco Federico Borgna ha esordito presentando la storia della città ai visitatori, ricordando che è una storia relativamente breve rispetto al Luoyang, che ha 4.000 anni di storia, ma in questi secoli ha saputo resistere a sette assedi ed è stata la città da cui è partita la resistenza al nazifascismo. I nostri territori potranno avere scambi non solo economici, ma anche culturali e turistici, ha poi detto Borgna. Inglese ha invece posto l'attenzione sul futuro. Questo scambio è molto importante perché ci permette un futuro comune. La nostra città ha più di 4.000 anni di storia, di cui 1.529 come capitale, ma non rinunciamo a pensare in maniera lungimirante. L'auspicio è che questo scambio possa aprire nuove frontiere. E se non proprio Nuove Frontiere, certo una porta per l'ingresso nel mondo del lavoro si è aperta per dieci eh, giovani alessandrini eh, che eh, hanno aderito al progetto promosso dalla Fondazione Pittatore, eh, la seconda fase di un progetto Potenzialità e Talento. Questo il titolo dato al progetto che permette proprio di mettere in contatto l'offerta con chi cerca un lavoro. Seconda fase per il progetto Potenzialità e Talento promosso dalla Fondazione Gianfranco Pittatore in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Banca Popolare di Milano e la società Deloitte Tusche. Questa è la fase terminale nel quale avviene l'abbinamento fra i giovani che si sono particolarmente distinti e le aziende che li ospiteranno. Questo è il contributo che la Fondazione Cassa di Risparmio attraverso la Fondazione Pittatore vuole dare per trovare degli sbocchi occupazionali ai giovani che hanno veramente talento e vogliono impegnarsi in questa che per loro può essere una sfida, ma sono sicuro che visto i risultati ottenuti in questa selezione avranno sicuramente degli ottimi risultati. Ho chiesto anche al Presidente della Fondazione, le piacciono i giovani di oggi, visto che se ne parla sempre male? Ma uh, allora, uh, premesso che se, se ne facciamo, è una battuta, chiaramente per scherzarsi un po' sopra, io non ho mai visto una così bella gioventù come girando il mondo oggi, no? cioè, cioè, se ricordo i miei tempi, io ricordo benissimo ragazzi belli, ragazze soprattutto belle o brutte, no? cioè, oggi vedo ragazzi tutti bellissimi e tutti con una grande voglia di fare. Eh, C'è da dire una cosa, che eh, si è spostato il limite, eh, la soglia del sacrificio. E eh, questo è quello che forse oggi mette in difficoltà un po' l'analisi del nostro parco giovani. Al termine della selezione delle 74 autocandidature pervenute e delle prove sia scritte che orali, sono stati individuati 20 giovani i cui curricula vitae sono stati sottoposti all'attenzione delle dieci aziende che hanno aderito all'iniziativa. Devo dire che alla fine il quadro che abbiamo avuto dava elementi oggettivi per definire quali potevano essere i ragazzi da selezionare. È stato difficile comunque perché c'era da parte dei ragazzi, dei candidati, una fortissima motivazione a farcela. Perché erano tutti molto, molto, molto entusiasti di poter essere coinvolti su attività produttive del loro territorio. Alcuni di loro hanno, avevano già selezionato le aziende e le conoscevano bene e si proponevano per alcune aziende. Il mix, poi l'avete visto, ha premiato soprattutto le quote rosa alla fine. Era questo il nostro ultimo servizio, ci fermiamo qui per quanto riguarda questa edizione del notiziario, monitor che torna nei consueti appuntamenti orari su uh, GRP, grazie a tutti per l'attenzione, arrivederci a presto.